Al Garden di Rende si è svolta una serata all'insegna della solidarietà e dell'arte, unendo cultura e beneficenza in un evento memorabile. L'evento, organizzato dal Kiwanis Cosenza Città degli Enotri, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e diverse autorità locali che si sono riunite per celebrare l'arte del maestro orafo Michele Affidato. Lo stesso Affidato, rinomato per la sua maestria nell'arte orafa, è stato l'ospite d'onore della serata. Durante la serata stessa, il presidente del Kiwanis Cosenza Città degli Enotri ha sottolineato l'importanza di eventi come questo, che non solo promuovono l'arte e la cultura, ma sostengono anche cause sociali di rilevante importanza. Parte dei proventi della serata stessa è stata infatti destinata a soggetti di solidarietà promossi dal club, confermando l'impegno del Kiwanis nel migliorare la comunità locale e sostenere chi è in difficoltà. L'evento è stato arricchito da interventi di diverse personalità che hanno elogiato il lavoro di Michele Affidato e l'importanza dell'arte come strumento di coesione sociale. La serata si è conclusa con un grandissimo applauso per il maestro orafo Michele Affidato, che sta conquistando sempre più palcoscenici di rilievo a livello nazionale ed internazionale. Beh, un connubio straordinario per un uomo straordinario, per un artista straordinario come il maestro Affidato, che certamente di questo riconoscimento attraverso un'iniziativa di grande solidarietà porta avanti quel prestigio italiano, ma ancor di più da calabrese, dico con l'orgoglio di Calabria, di chi ha saputo sfondare il tetto di cristallo rispetto a quell'arte di cui parlavo poc'anzi e che certamente vede il vero artista mettere mano, mente e cuore. Un calabrese di cui l'Italia può andare ovviamente in modo orgoglioso avanti, ma nello stesso tempo con i riconoscimenti che vanno dal Vaticano piuttosto che alle grandi kermesse di Sanremo, ma soprattutto al riconoscimento di quei calabresi che riconoscono in lui la semplicità, l'umiltà dei grandi uomini. Un orafo importante del territorio, che forse è anche ancora di più conosciuto fuori da questo territorio provinciale di Crotone e anche di Cosenza. È sicuramente un'occasione importante, anche perché lui ha delle novità da dirci, da raccontarci, che sicuramente inorgoglieranno la Calabria. E io sono qui per lui, non solo per la solidarietà del Kiwanis, ma per stare al fianco del maestro orafo e il mio amico Michele Affidato, un grande artista che tutti ci invidiano, e stasera il sindaco della sua città non poteva che essere al suo fianco. Una serata all'insegna della solidarietà e dell'arte. Io voglio ringraziare il presidente del Kiwanis Città degli Enotri di Cosenza, Adelli Fabiano, per avermi voluto in questa bellissima serata. E nell'occasione, ecco, mi ha fatto molto piacere potermi raccontare quella che è stata la mia arte, ma nello stesso tempo poter, ecco, anche far sfilare alcune mie creazioni dalla collezione Evoluzione del Gelo dell'antica Magna Grecia ai nostri giorni, dove in un'interpretazione personale ho raccontato la storia del Gelo, di come si è evoluto dalla Magna Grecia ai nostri giorni. Una serata veramente molto bella, partecipata da tante istituzioni.